Va bene, allora, una cosa veloce all'inizio che vi dirò io, poi lascio spazio a Luca che deve comunque gestire l'allenamento e quindi se avete delle domande poi lo mandiamo via, poi se volete rimanere qualche minuto con me riprendiamo. La cosa che volevo dirvi che abbiamo deciso che l'allenatore della prima squadra da lunedì in poi sarà Tiago Motta e quindi ve lo confermo ufficialmente. Adesso dobbiamo definire gli ultimi aspetti contrattuali, ma che non riguardano il rapporto fra le parti, ma proprio la definizione, diciamo, di alcuni aspetti legati ad un incontro con i consulenti dell'allenatore. E poi ovviamente da lunedì partiremo, ma la cosa su cui mi piacerebbe si concentrasse oggi l'attenzione è sulla partita di domani, visto che quando abbiamo iniziato il percorso di valutazione dopo la decisione di interrompere il rapporto con Sinisa del nuovo allenatore, è stato subito e immediatamente anche deciso di affidare la squadra a Luca, che sappiamo ha capacità per poter magari intervenire in pochi giorni, ma magari trovare delle soluzioni che consentano alla squadra di disputare una partita che per noi è importante per molti motivi e quindi Luca ha lavorato da mercoledì ad oggi sulla squadra, la guiderà domani con tutta la forza, tutta l'emozione, tutto il trasporto che una cosa del genere può anche generare lui. E sono contento che sia qui anche perché è un po' una gratificazione per quello che ha fatto l'anno scorso con la primavera, visto che la squadra è migliorata nel tempo, quindi da un inizio difficile, poi ha fatto una seconda parte del campionato molto buona e questa è testimonianza del lavoro che c'è stato da parte sua e dello staff, quindi credo che non ci sia migliore occasione per ringraziarlo, anche perché poi la primavera questo cammino lo sta continuando, visto che è in testa alla classifica. È un ex, non può far gol purtroppo, perché ha giocato nella Fiorentina, quindi è un ex, ma ha tutte le motivazioni, penso, per giocarsi questa chance, direi, di domenica, e quindi ve lo lascio e poi magari ci rivediamo dopo. Ciao, intanto ti volevo chiedere che sensazione provi tu fiorentino a occupare la panchina del Bologna proprio contro la Fiorentina in un momento particolarissimo, quindi ci sono immagino una serie di emozioni per te in questa settimana particolare, proprio la panchina in Serie A contro la Viola. Che mondo hai vissuto? È un mondo del calcio questo molto particolare, però tu personalmente dentro di te che cosa provi, cosa hai provato e cosa proverai secondo te? Ma cosa proverò? Lo vedremo poi. Sicuramente è una sensazione bella, stimolante, perché comunque va da sé che guidare una prima squadra in Serie A in una partita, una settimana di tempo per prepararla e basta, ovviamente è impegnativo, ma certamente stimolante. Il fatto di affrontare la Fiorentina, ci vogliamo mettere un carico in più per il semplice fatto che sono cresciuto lì, sono di lì, sono cresciuto calcisticamente nella Fiorentina e quindi diciamo un carico in più, però bisogna andare sopra queste cose e rimanere sulla professionalità dell'impegno. Ti hanno mandato qualche messaggio da Firenze, non faccio qualche scherzo, immagino gli amici così, oppure. Sì, però non ho fatto un tempo a leggerli tutti. Buongiorno Vigiani, le chiedo un Buongiorno. po' che giorni sono stati questi, perché immagino abbiate lavorato sulla calma, sulla tranquillità, sulle certezze, perché non è mai facile dopo una situazione emotiva così forte gestire un gruppo. Su che cosa siete andati, su dove avete messo il focus del lavoro in questi giorni? Ma abbiamo toccato un po' tutti i punti perché credo sia giusto fare questo. Forse ci siamo concentrati un po' di più sull'intensità, per quanto una settimana di lavoro poteva portare a lavorare su questa caratteristica. Poi per il resto c'è bisogno sempre di lavorare su tutti i punti quando si allena una squadra di calcio e questo è stato fatto. Vediamo poi domani le risposte che avremo dal campo.
trovato il gruppo un po' scioccato dalla situazione? Ma ho trovato un gruppo che ha preso coscienza di ciò che è successo, ovviamente, e con responsabilità l'ho visto molto partecipe nel lavoro proposto, quindi questo credo sia un ottimo punto di partenza per ovviare, insomma, alla situazione particolare che si è venuta a creare. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Per quello che riguarda la partita di domani, la Fiorentina è un avversario che ha dei dettami di gioco ben precisi. Ecco, in vista proprio di questa sfida, come si può mettere in difficoltà un avversario del genere? Aggredendoli può essere una soluzione, visto che molte volte esasperano anche la costruzione da dietro, ma è capitato già in queste prime partite di campionato che magari in alcune situazioni perdessero palla proprio nei primi 20 metri e subissero quindi gol. Può essere una soluzione? Sì, è una chiave di lettura. Poi dentro una partita spesso se ne giocano diverse e dobbiamo essere pronti e preparati a gestire tutti i momenti della partita. Ci sarà da soffrire, ci sarà da essere aggressivi, ci sarà da capire quando poter palleggiare, quando invece lavorare sulla seconda palla con intensità, perché quella ce ne vorrà, perché la Fiorentina è una squadra che gioca con intensità e quindi sotto tutti questi punti di vista dovremo essere pronti. Buongiorno. Buongiorno. Le basi per la partita domani saranno simili a quelle delle gare scorse, con un modulo, magari gli stessi giocatori o quasi? E le chiedo se ha sentito Thiago Motta per una telefonata. No, Thiago Motta non l'ho sentito, ma per quanto riguarda l'impostazione di domani, vediamo un po'. È chiaro che stravolgere tutto in una settimana non mi sembrava il caso, quindi rimaniamo sulle certezze che i giocatori possano avere e vediamo di lavorare in modo giusto inerente alla partita che andiamo ad affrontare. Chiedo anche, buongiorno intanto, buongiorno. Chiedo se questa settimana ha responsabilizzato o sono stati magari anche loro a proporsi per primi i cosiddetti senatori, quelli che erano stati anche indicati da Sinisa Mihajlović come un po' le guide del gruppo, perché in questo momento dove anche le guide del gruppo hanno un'importanza notevole. Sì, allora, diciamo c'è bisogno sempre di tutto il gruppo, al di là del gruppo in questione, c'è sempre bisogno di tutti gli elementi. È chiaro che poi ci sono dei leader tecnici, leader all'interno dello spogliatoio, per come comunicano e tutto, ma tutti devono fare la propria parte. Diventa difficile lasciare, e non è nemmeno corretto, lasciare a 3-4 giocatori la responsabilità di tutto il gruppo. Tutti ce l'hanno e devono fare la loro parte per migliorare la situazione. Sì, ciao Luca, ti chiedo tu, da che sei stato calciatore, cosa scatta nella testa di un giocatore quando c'è una situazione così traumatica come un cambio di panchina, a maggior ragione una storia intensa come è stata quella del Bologna con Mihajlović? Allora, normalmente scatta e deve scattare quella responsabilità, ti devi sentire un pochino più responsabile. E in questo caso è chiaro che ha un carico maggiore perché viene dalla situazione di Mihajlović, che a livello umano è chiaro ha avuto un trasporto per tutti pesante e quindi c'è questo carico in più, ma come dicevo prima, ragazzi, l'ho visti da subito prendere la responsabilità, sentirsi la responsabilità addosso per affrontare e cambiare questa situazione. Ne approfitto per mia curiosità. La tua Fiorentina, in tre parole, in tre nomi, in tre calciatori, in due allenatori, la tua Fiorentina di quando tu cominciasti, insomma, ecco, là. Beh, io ho fatto le giovanili nella Fiorentina fino all'esordio in prima squadra. È chiaro, Ranieri è stato l'allenatore che mi ha fatto esordire, come ricordo, e poi
tutto il gruppo, perché era un gruppo che faceva inserire bene i giovani all'interno. E poi per quanto riguarda i giocatori, Batistuta e Rui Costa erano due giocatori che trascinavano, perché avevano una qualità incredibile e un'esperienza a livello internazionale importante. Quindi nei ricordi da diciannovenne, questi sono quelli più evidenti. Visto che hai parlato di grossi calibri, ti chiedo come sta Arnautovic da un punto di vista della forma e di testa, nel senso che sappiamo che lui è sempre molto calato nella realtà, ma anche lui è un giocatore che era molto legato a Sinisa. Sì, io l'ho trovato bene, molto bene, è un giocatore che si carica di tante responsabilità, gli piace, lo caricano, e in questa situazione l'ho visto particolarmente partecipativo nel provare a cambiare quello che è la situazione attuale. Salve, buongiorno. Invece buongiorno. Io le chiedo di Barro e Orsolini, come li ha trovati? Sono forse quelli che insomma devono, insieme ad altri, dare qualcosa in più? Ma quando ci sono queste situazioni tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Quando le cose non tornano c'è bisogno che tutti facciano la loro parte, come dicevamo prima. Quindi non sono due giocatori, io non sposterei l'attenzione su due giocatori. Va vista sempre in maniera più ampia la situazione, e dobbiamo tirare dentro tutto il gruppo, perché lì sposta l'equilibrio. Un giocatore solo è difficile che possa fare questo, quindi c'è bisogno sempre di tutti. Le chiedo se ha avuto modo di visionare da vicino Posce, se ce lo descrive, ed eventualmente se domani può partire dall'inizio visto l'infortunio di Sumarò. Domani, per quanto riguarda domani, vediamo, c'è ancora un allenamento e poi vedremo il da farsi. Per quanto riguarda le caratteristiche, è un giocatore rapido, un giocatore che sa giocare sia da difensore centrale nella difesa a 4 che da braccetto nella difesa a 3. È sempre molto concentrato nel momento della gara, che è chiaro, deve essere una cosa normale, però a volte si può trovare un pochino più di in alcuni giocatori un pochino più di superficialità in certe cose. Lui invece lo vedi sempre al centro dell'allenamento, al centro dell'esercitazione che viene proposta. Queste sono le caratteristiche di Posci che ho potuto notare in questi 3 giorni di allenamento. Ho solo una curiosità. Suo figlio gioca nella Fiorentina, vero? Sì. Questo è un altro carico. Cosa le ha detto? Cosa se ci racconta? Ma niente, è contento ovviamente anche lui di questa esperienza che vado a fare. Poi per il resto, roba è abbastanza normale, niente di troppo curioso. Batti la Fiorentina. Non vivi più, se batti la Fiorentina. No, tanto proviamoci, poi si vive lo stesso, sì. Forse è meglio. A posto così? Allora liberiamo. Grazie, grazie a voi. Grazie. Quanto è stato difficile arrivare a questo, alla presentazione di un nuovo mister in corso d'opera? Per tutto no, è stato difficile perché, perché come abbiamo detto, il rapporto umano che si è creato, che abbiamo tuttora e che avremo in futuro, perché io ritengo Sinisa Mihajlovic un mio amico, cosa che non è facile, la parola è una parola che ha dei significati per me. E quindi non è stato sicuramente facile, però ci abbiamo ragionato a lungo, alla luce delle ultime prestazioni, ma anche di un cammino che purtroppo dall'inizio dell'anno solare ha visto la squadra vincere il campionato 4 volte. Quindi, come ripeto spesso, la competitività della Serie A è altissima, è difficile, ogni anno una squadra delle nostre dimensioni di fatturato retrocede, qualcuna lotta per salvarsi, quindi bisogna che
se ci sono dei segnali che sia sotto il profilo del gioco, ma dei risultati non vanno, indipendentemente dal rapporto umano fortissimo, solidissimo che si ha con un allenatore, si deve in qualche modo intervenire, e noi abbiamo il dovere, perché noi gestiamo il club per noi, per il nostro azionista, per noi, ma soprattutto noi gestiamo il club per i nostri tifosi, a cui dobbiamo comunque rendere conto dei risultati sportivi. E su questo quindi è stata una gestione soffertissima. Mi è veramente dispiaciuto che qualcuno che non conosce il nostro rapporto, quindi ha mancato di rispetto a noi, e Sinisa, descrivendo la cosa quindi sotto, con accenni di, no, di aspetti morali, etici, quando su questi elementi, proprio al di là del giudizio che si può dare da parte dei tifosi sui risultati sportivi, su questi elementi credo che il Bologna sia sempre contraddistinto. Anche tutta la storia che abbiamo vissuto con Sinisa è fatta di rapporti umani solidi, no? Tanto che effettivamente poi chi si è permesso ogni tanto di fare il moralista da fuori lo ha fatto senza conoscere forse la realtà del Bologna, visto che dall'interno, dai media bolognesi sono arrivati giudizi diversi, ma più che altro poi legati giustamente agli aspetti della valutazione dell'allenatore, cioè se era il momento, il tempo, no? Fosse stato giusto farlo prima o dopo. In realtà sul fatto del rapporto, se uno considera, ma veramente come excursus, quello che è stato il nostro rapporto, quello che noi abbiamo dato a lui e quello che lui ha dato a noi, è stato un rapporto bellissimo che rimarrà nella storia del club. L'ho detto il giorno che abbiamo deciso di interrompere il percorso lavorativo. Io ho detto che l'esempio che Sinisa ha dato di dedizione al lavoro, di amore per il club, per i suoi ragazzi, anche il lavoro che hanno fatto il loro staff in assenza del mister spesso, che voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato con Sinisa, con cui anche con loro si è creato un rapporto umano forte, e saranno sempre i benvenuti in questa casa. E credo che non meritasse alcuni giudizi sommari fatti da persone che non conoscono la storia. Questa è una storia di 3 anni che è nata con l'annuncio della prima malattia, con una società che immediatamente ha deciso, se vi ricordate, di proseguire il rapporto, di affidare la squadra al suo staff, di organizzare le cose in maniera che il mister potesse in qualche modo comunque seguire gli allenamenti, che a fine forse del primo anno, dopo il primo anno difficile fatto con lui, quel ritorno emozionante a Verona quando tornò dal primo ciclo di cure, poi alla fine, comunque a fine anno, noi decidemmo di allungare un anno di contratto per recuperare l'anno perso, diciamo, per effetto della sua situazione, diciamo. E qui da lì quindi un rapporto che si è consolidato, cresciuto, che si è trasformato in un rapporto diverso rispetto a quello tra società e allenatore, che ha incontrato forte ancora coinvolgimento quando purtroppo c'è stata la ricaduta. Alla fine abbiamo riniziato la stagione nella speranza che quel modello, cioè Sinisa da fuori, il gruppo di lavoro suo, funzionasse. La realtà ci ha dimostrato che purtroppo non stava funzionando. Sinisa era tornato, ma i risultati tardavano ad arrivare, e quindi abbiamo avuto il dovere, con grandi difficoltà, perché abbiamo veramente fatto una scelta sofferta, quella di comunque interrompere il rapporto e di cambiare allenatore, anche perché riteniamo che la squadra abbia dei valori che sono superiori a quello che è il cammino che stava facendo. Alla fine non credo sia solo un giudizio che possono dare i nostri dirigenti sportivo, noi o i tifosi, ma anche il cosiddetto mercato ci ha riconosciuto, facendoci richieste economiche per tutti quest'anno: Scouden, Dominguez, offerte economiche, scusate, Dominguez, Barra, Orsolini. Quindi probabilmente la squadra ha dei valori superiori rispetto a quello che la classifica oggi esprime. Se vogliamo tirarli fuori, bisogna che in qualche modo si trovasse una soluzione attraverso una proposta di gioco diversa rispetto a quella che stavamo portando avanti. Se tu giustamente hai messo le mirine... Però su questo, scusa, concludo veramente, il club non accetta qualsiasi tipo di critica che possano essere arrivate rispetto all'aspetto tecnico, cioè lezioni di morale veramente penso che non ce le può fare nessuno,
per quelli che sono i nostri comportamenti, non da oggi, da quando abbiamo iniziato questa avventura, per quelle che sono le nostre storie personali in questo settore, ma soprattutto perché mancano di rispetto al rapporto che abbiamo avuto fra noi e lui, che continueremo ad avere. Chiuso. Certo, capisco, credo anche che quei giudizi ingenerosi ma quasi inevitabili vi abbiano condizionato forse un po' quest'estate, quando avevate tutti gli elementi, secondo me, per fare questa scelta difficilissima, peraltro, me ne rendo conto. Ti chiedo, indietro non si torna nella vita, quindi serve poco, però e oggi, facendo questa scelta che a mio avviso era quasi inevitabile, mio parere, però si mette il nuovo allenatore in una condizione complicata, perché come chiunque subentra in una condizione tecnica dove c'è un cambio di allenatore. Ecco, ti chiedo che cosa vi ha spinto, visto che la crisi di Sinisa sul piano dei risultati viene da lontano, a non decidere quest'estate di fare quello che siete stati costretti a fare oggi. Ma sai, il modello in passato con Sinisa che era da fuori, che poi sarebbe tornato, perché Sinisa, come ha potuto, è sempre tornato di corsa anche in situazioni fisiche complicate. All'inizio adesso sta molto meglio, ma insomma è un percorso di graduale, quindi è comunque, ti ricordate anche quando tornò l'altra volta a Verona, insomma un gesto bellissimo nei confronti della squadra e a cui aveva promesso che sarebbe stato lì. Pensavamo che quel modello, diciamo, con Sinisa che da fuori dirigesse il lavoro e lo staff lo trasformasse sul campo, potesse funzionare, visto che comunque la squadra ha dei valori di base che consentono ovviamente di avere fiducia nel campionato. E purtroppo abbiamo visto che quando è partita la stagione le difficoltà c'erano, difficoltà non solo in termini anche di risultati ma anche di gioco, e ovviamente ci siamo confrontati, abbiamo dei dirigenti come me che hanno una lunghissima esperienza e abbiamo deciso di fare il cambio, anche perché questa è una stagione particolare, è vero che subentra, è anche vero che però c'è un ciclo di partite, poi ci si fermerà per un mese e 10 giorni, 15 giorni, e quindi si ricomincia con un'altra preparazione, con un'altra stagione. Veramente un campionato diviso in due segmenti. Le chiedo invece, riguardo quelle lecite esclusioni che sono apparse sulla lettera di Sinisa, come l'avete vissuta internamente? Ma non posso rispondere io, ma non le capisco, perché tutte le decisioni che sono state prese sono state prese di comune accordo col presidente, con tutto lo staff tecnico, e anche quando siamo andati con Marco a comunicargli questa cosa, quel colloquio non mi sembra che erano emerse criticità. Purtroppo non so rispondervi, quello che vi dico che qualsiasi decisione che si prende qui dentro è sempre stata presa di comune accordo da parte con tutti. Chiedo se tra le valutazioni che avete fatto c'è stato magari anche inizialmente quella di concedere, visto che c'è anche una sosta per le nazionali tra un paio di settimane, queste due partite in più a Mihajlovic, magari pensando al mercato che ha portato dentro alcuni giocatori negli ultimi giorni per tempistiche di mercato. C'è stata questo tipo di valutazione, se poi invece si è deciso di operare? Beh, non è una cosa che sai, ci siamo alzati una mattina e così in due minuti abbiamo deciso, abbiamo ragionato, abbiamo visto, abbiamo ragionato anche a lungo, abbiamo visto così un po' il trend delle prestazioni che non ci piaceva, e quindi siccome poi anche per un fatto di correttezza sapevamo che dovevamo iniziare le valutazioni sul cambio successivamente, diciamo, a quelle che erano la decisione di interrompere il rapporto, abbiamo deciso di accelerare un po' proprio per dare a chi arriva qualche, anche una giornata in più per poter comprendere la squadra, entrare nelle nostre dinamiche e quindi partire prima con il nuovo tecnico, con la nuova proposta di lavoro.
Claudio, senza entrare nel particolare, ma è ufficializzato giustamente che arriva Thiago Motta. Come si è arrivati a questa scelta? Sarà domani in tribuna, inizierà lunedì, hai detto, mi sembra. Sì, ho detto che vorrei parlare poco del nuovo e concentrarmi sulla partita, perché effettivamente abbiamo una partita che possiamo vincere, perché la squadra, ripeto, ha dei valori e i ragazzi sono concentrati, preparati, il clima è sereno e Luca Bigiani ha detto prima che farà il possibile per, in continuità con quello che è stato fatto, per comunque dare una mano ai ragazzi e preparare bene la partita, quindi io credo che per adesso pensiamo a domenica tutti quanti e mi aspetto anche il supporto dei tifosi, che ovviamente tengono a questa, che non è una partita per noi come le altre, no? Perché un po' il derby storico che abbiamo con la Fiorentina, quindi credo adesso pensiamo alla partita, poi da lunedì, quando presenteremo il nuovo allenatore, poi parleremo di come si è arrivati alla scelta, di quello che, se volete, di quello che è stato fatto e del perché ovviamente abbiamo pensato che lui sia la persona ideale per rilanciare un progetto che non è un progetto solo a breve termine, ma che diventa un progetto magari di più a lunga scadenza. In questi momenti difficili ovviamente la società deve prendere molte critiche, io ritengo anche alcune molto giuste. Ecco, quella che faccio io, che fa un po' un pezzo della piazza, è, visto che da mercoledì più o meno credo voi abbiate virato su questo nuovo allenatore, perché questo allenatore arriva solo lunedì e non è già in panchina domani? Ma perché per definire tutti gli aspetti contrattuali con un allenatore ci vuole del tempo, al di là di quando abbiamo comunicato la scelta, e quindi bisogna che questi vengano definiti in maniera compiuta, e perché credo che alla fine Vigiani da mercoledì ha preso in mano la squadra e ha comunque le capacità per poter in questo momento guidarla contro la Fiorentina. Quello che ci aspettiamo, ovviamente nessuno può fare alla bacchetta magica per cambiare le cose, però mi confido anche nel senso di responsabilità dei giocatori, insomma, come dire, perché poi alla fine in campo non vanno loro, quindi sta a loro, credo, dimostrare che il valore della squadra è nettamente superiore ai punti e al gioco che abbiamo espresso fino ad oggi.